Qui con Mister Merlo, nuovo allenatore del Fossano Calcio, arrivato di recente. Mister, prima settimana in Blues, ti chiedo un po' come è andato, come hai trovato l'ambiente, come hai trovato i giocatori, tra l'altro anche un'amichevole positiva per voi, come sta andando? Sta andando bene, chiaro, abbiamo lavorato bene, qui siamo in un ambiente dove si fa calcio veramente in maniera perfetta per un allenatore, c'è tutto quello che serve, c'è una cultura del lavoro ottima. Niente, la squadra l'ho trovata bene, la squadra sta bene, è chiaro che mi hanno chiamato perché probabilmente i punti che c'erano erano troppo pochi per il valore di questa squadra qua. Io ringrazio il mister che c'era prima perché mi ha lasciato una squadra in ottima salute e sono convinto che si possa fare bene. È chiaro che noi dobbiamo cercare di non guardare la classifica, di fare più punti possibili, ce n'è la possibilità perché, ripeto, il valore della squadra è buono, sicuramente con pochi margini di errore perché se si vuole recuperare un po' la china bisogna sbagliare il meno possibile. Poi io sono sempre fortunato perché all'esordio, l'anno scorso avevo avuto il cuneo, quest'anno c'è il Saluzzo, però sono partite stimolanti contro squadre forti, ma è bello mettersi alla prova con loro. Esatto, mister, dopo proprio sul Saluzzo, battesimo di fuoco potremmo chiamarlo. Stiamo arrivando a quella partita. Che settimana ti aspetti? Che partita ti aspetti poi contro Saluzzo, neo campione di Coppa Italia con mister Telesca? Saluzzo, vabbè, al di là della stima che ho per Salvatore, che parlano i risultati per lui. La squadra è ottima, è un gruppo granitico, sono una squadra forte, forte di testa, forte fisicamente. Tutti i risultati che hanno fatto finora se li sono meritati ampiamente. È una squadra che fuori casa, se non sbaglio, ha vinto 6 partite su 7, quindi ha determinate caratteristiche. È chiaro che devi essere a te, loro sono in un momento oltretutto di grande euforia, di grande felicità, giocano sul velluto, quindi noi cercheremo di complicargliela un po', ecco, anche perché noi non possiamo permetterci di perdere altri punti. Però, ripeto, con Saluzzo non dobbiamo pensare che bisogna vincere, con Saluzzo bisogna fare una grande partita e fare punti, e poi che siano, se uno va bene, sono 3 meglio ancora, però è importante muovere la classifica e partire col piede giusto. Grazie mille, mister.